Siamo venuti qua per giocare come sempre la nostra partita, come abbiamo fatto fino ad oggi. Inizialmente abbiamo fatto bene, secondo me, siamo riusciti pure a sbloccare la partita. Poi, vuoi non vuoi, il Mazzara ha bisogno di punti e quindi è normale che rientri in partita. Abbiamo preso il gol 1-1, poi abbiamo rischiato il secondo tempo di prendere il secondo gol, però poi sai, queste sono partite che quando non puoi vincere devi non perderla. Quindi per noi alla fine un punto a Mazzara è importante, un punto che fa morale e che ci fa andare avanti per il proseguo. Allora, due gol soltanto subiti in una della sua giornata a Segona, che attualmente è la migliore difesa del campionato. Sì, i numeri per ora dicono questo, ma l'importante, i numeri sì, valgono tanto, però è importante che la squadra riesce sempre a fare comunque la prestazione. Oggi magari abbiamo fatto 50-55 minuti come prestazione, però ripeto, venire a Mazzara e venire a prendere un punto, questo non è un campo facile storicamente, quindi alla fine, ripeto, guardiamo il bicchiere mezzo pieno e portiamo il punto a casa. Prossime due gare, Casteldaccia e Aspra. Mercoledì andiamo a Casteldaccia, anche se l'andata abbiamo 3 gol di vantaggio, però sono sempre partite a sé, nel senso che comunque si possono sempre riaprire, non bisogna mai sottovalutare questi tipi di gare. Andremo lì a fare la nostra partita e cercare di portare la qualificazione a casa. Poi abbiamo l'Aspra e intanto pensiamo a mercoledì, poi una partita alla volta.